un'associazione di questo tipo, diventa però un tema di carattere generale, perché evidentemente sempre più io credo possono essere situazioni in cui magari un figlio, una figlia che si sono, diciamo, hanno creato un nucleo familiare proprio, quindi hanno costruito un progetto di vita proprio rispetto a quelli che sono i propri genitori, che magari erano assegnatari di un alloggio popolare, magari per difficoltà economiche oggettive, per la perdita del posto di lavoro, per condizioni appunto di oggettiva difficoltà, non riescono a sostenere l'affitto o a sostenere il mutuo, e quindi eventualmente si trovano in situazioni di difficoltà. Noi diciamo che evidentemente solo qualora vi sia evidentemente la disponibilità e la possibilità di essere reinseriti all'interno del nucleo familiare originario in una situazione consona a quella che è appunto il bisogno abitativo, cioè se il nucleo familiare così composto dall'accorpamento di due nuclei precedentemente determinati comporta 6 membri e si intendano mettere in un appartamento di 20 metri quadri, è chiaro che questo è incongruente con il buon vivere. Però laddove ci sono situazioni, e così era la situazione a cui traeva spunto la nostra mozione, di assegnazioni di case, diciamo, di appartamenti che sono abbondanti anche per gli assegnatari che ad oggi vi abitano, qualora vi sia un ricongiungimento familiare con i figli che hanno appunto provato a sperimentare un progetto di vita autonomo ma che non appunto hanno incontrato delle difficoltà, questo possa avvenire, questo reinserimento. Tra l'altro, assessore, da un punto di vista anagrafico, affinché il nucleo familiare sia ricomposto è sufficiente che ci sia una dichiarazione, cioè nel momento in cui anagraficamente si dichiara che si ritorna allo stesso nucleo, questo, diciamo, è automatico nel momento in cui si parla di un figlio o di una figlia. Quindi noi non comprendiamo perché Pubblicasa invece, appunto in attuazione di questa delibera dell'Ode, abbia un'interpretazione che è peraltro difforme rispetto a Casa SPA, cioè a quanto avviene a pochi chilometri di distanza a Firenze, come dicevamo con l'interrogazione, e invece qualora un figlio intenda essere reintegrato nel nucleo familiare assegnatario dell'immobile di edilizia residenziale pubblica al genitore, questo, diciamo, non valga sul nostro territorio. Noi crediamo che questo sia, come dire, denunci un problema, e lo denuncia non solo per la situazione di specie che noi abbiamo, da cui è nata la nostra interrogazione prima e poi la mozione, ma più in generale da come dire, un problema che riguarda tutto il territorio, e che, come dire, sappiamo che il problema abitativo è un problema sempre più pressante, come dire, per quel poco che possiamo intervenire per quanto riguarda l'edilizia residenziale pubblica sappiamo essere del tutto insufficiente, sicuramente non per responsabilità sole dell'amministrazione comunale. Evidentemente io credo si possa provare a agire, quantomeno ottimizzando gli spazi che abbiamo all'interno dei nostri alloggi, cioè se una persona da sola vive in un appartamento magari di 100 metri quadri e i figli chiedono di essere reinseriti nel nucleo di quella persona e, come dire, è compatibile con lo spazio di quell'alloggio, io non capisco quale sia il problema nel riaccogliere i figli all'interno del nucleo familiare del genitore. Evidentemente non credo che questo sia, come dire, una soluzione che fa piacere anche agli stessi figli, perché evidentemente se hanno sperimentato un percorso autonomo volevano andarsene da quella situazione, però se non sono stati in grado di, come dire, sostenere questo percorso, io credo che sia indispensabile per loro potersi riaggrappare a quella che era la soluzione originaria del nucleo familiare originario. Questo evidentemente ponendo due considerazioni che noi facciamo e che sono assolutamente logiche, cioè che l'appartamento di cui si sta parlando sia congruo a ospitare queste persone, ripeto, perché non si possono mettere 6 persone in un appartamento da 20 metri quadri, e che questo riaccorpamento del nucleo familiare comporti la permanenza dei requisiti appunto la permanenza all'interno delle alloggi popolari, cioè evidentemente se la riunificazione dei nuclei familiari comporta uno sforamento dei parametri che sono quelli ISEE poi per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica, è evidente che decada anche il diritto ad accedere a quegli stessi. Però laddove permangono i requisiti e c'è uno spazio sufficiente negli alloggi, secondo noi sarebbe logica far sì che, a prescindere dal fatto che questa persona fosse o non fosse membro del nucleo familiare nel momento dell'assegnazione dell'alloggio popolare, questo avvenisse. La nostra mozione è semplicemente legata a questo. Grazie. Grazie consigliere Bini. Prego assessore Pasquinucci. Grazie presidente. Allora, arriviamo alla discussione di questa mozione con un po' di ritardo dovuto a tutti i nostri impegni di consiglio.
Questo mi ha permesso però di costruire una posizione mentale mia, parlo del ruolo degli assessori, che si è un po' modificata in questi mesi nei quali ho avuto l'onere di occuparmi anche di questa cosa, e che ora vado a esplicare, perché questo è un elemento di molto delicato. Quando si parla di casa, di immissione, si parla comunque di un momento delicato nella vita di qualcuno. Allora, intanto una precisazione sulla delibera dell'ODE di cui faceva riferimento il consigliere Bini, che al punto 3, quando parla che la domanda sia presentata entro il termine non è di 6 mesi ma è di 1 anno, è un elemento sul quale nella concertazione che il Lode fece a suo tempo per la valutazione di questo periodo ci furono anche discussioni col sindacato, eccetera, però insomma in la delibera c'è scritto 1 anno. Ora, io che questo sia un elemento di delicatezza non c'è dubbio, perché quando succede che o per una separazione o per un fallimento di un'azienda o per la perdita di un lavoro, una famiglia si trova senza casa e trova logico rientrare nella casa dei genitori, è evidentemente un elemento di debolezza della famiglia in quel caso lì, e quindi si crea spesso un elemento, un caso sociale. Per caso sociale si intende un caso in cui c'è necessità dell'intervento pubblico per il sostentamento della famiglia in quel momento. Allora, intanto facciamo una premessa, e questo lo dico perché è bene che si sappia che questo comune lavora così non da ora ma da sempre. Quando il caso è sociale ci sono strumenti importantissimi, e parlo di strumenti anche economici, che danno alla famiglia la possibilità di superare quel momento di grande crisi, e la perdita della casa e del lavoro e di qualunque tipologia, il lavoro sia imprenditoriale che dipendente, è comunque un elemento di grande crisi. Quindi i casi sociali, quelli riconosciuti, quelli che dopo essere stati visionati nella commissione apposita vengono riconosciuti tali, hanno un trattamento che normalmente trova risposta da parte dell'amministrazione pubblica e tutte le sue sfaccettature come servizio sociale, eccetera. E separando questi casi quindi dal caso canonico dell'immissione, perché poi in questi casi ci si comporta in modo soggettivo valutando un caso dietro l'altro, l'oggetto della discussione di questa mozione è comunque assai interessante, perché pone un problema che esiste. Il caso che diceva Bini, che è stato sollecitato, che è stato sollecitato da loro, io lo conosco, perché sono casi che l'assessore alla casa conosce evidentemente. In questi mesi io dicevo mi sono fatto un'idea, che la casa debba essere valutata, la casa popolare, quella pubblica, debba avere delle valutazioni. Allora, un punto, vediamo di essere sintetici ma anche chiari. Punto primo, uno dei requisiti che il consigliere Bibini diceva essere necessari all'immissione, cioè che la casa fosse abbastanza grande da accogliere evidentemente un nucleo familiare più ampio, è uno dei motivi che esige una tempistica nella immissione, perché la dobbiamo mettere, perché se no succede, come succede, che questo è un elemento che io ho avuto modo di verificare, che ci sono troppi casi in cui poche persone, qualche volta una, abita in case troppo grandi, qualche volta oltre 100 metri quadri. Quindi questo ci impone di dare una risposta all'immissione come tempistica, sia 1 anno, il Lode dice 1 anno in quella delibera, potrebbe essere 18 mesi, ma comunque un termine ci vuole, perché oltre quel termine i genitori che rimangono in 2 in 90 metri quadri devono cambiare casa. Questo per la verità non è mai stato fatto in modo regolare, ma dovremo cominciare a farlo. Allora, quel termine è necessario, io di questo mi sono fatto una convinzione precisa,
bisogna mettere il termine.